You spin my head right round when you go down, when you go down, down. Salve a tutti Blazers! Benvenuti in questa nuova mappa. Non so come presentarla questa volta, ma ce la metterò tutta per trovare un modo originale. Essenzialmente oggi ci troviamo in una nuova mappa puzzle che si chiama Puzzler. Non so perché ci siano delle teste di creeper che girano, ma la mappa è dei 2 Minecraft Bros 2 a quanto pare. Iniziamo la mappa, non perdiamo tempo, che al giorno d'oggi il livello di attenzione è basso, quindi dobbiamo essere subito carichi. Puzzler, Puzzle 1. Ciao Rebase, benvenuto nel primo Puzzler. Questo puzzle devi trovare 4 smeraldi, niente di più, niente di meno. Ah, quindi quando li trovo devo dropparli lì. Qua c'è Number Graph, tiene traccia di quelli che ho trovato. Smeraldi, non c'è il bottone arancione. Qui c'è uno smeraldo, ma non so che cosa deve fare. Qui c'è un diamante. Qui c'è una leva on. Che cazzo è successo? Piazza manualmente sul vetro. Quindi chiudi la porta per stabilizzare. Mi dice di andare su. C'è un piccone verde. What? Devo salire lì? Tipo facendo un parkour sulle shulker? No, vabbè ragazzi, devo fare il parkour sulle shulker box, una sopra l'altra. Cioè devo tipo fare così. Allora, la devo aprire e saltarci sopra. Poi saltare ancora, aprire la prossima, saltare, aprire la prossima. Ok, ce l'ho fatta, non so come. È stato più semplice del previsto. Ok, top. Qui c'è una roba con una shulker box. Io ho un piccone che rompe le cose. Forse devo rompere... No? Devo rompere qua? Perché? Vabbè, ok. Quanto pare posso rompere qui. La descrizione della mappa diceva... Non diceva nulla e diceva solamente... Oh, lo smeraldo! Trovato! Ok, ho trovato uno smeraldo. Stavo dicendo, la descrizione della mappa non diceva nulla, fuorché una cosa sola. Vale a dire, capirai quando giocherai. Una cosa di questo tipo. Io non sto capendo lo scopo della mappa, nonostante tutto. Sono molto confuso da questa mappa che mi chiede di trovare 4 smeraldi, ma non so a che scopo. Ora, io ho trovato uno smeraldo qui dentro, ma era l'unico... Ce n'è un altro? Sì, ce n'è un altro. Attenzione, c'è una leva. Che ha aperto qualcosa. Ha aperto la shulker con un bottone. Emerald Gate Key. Quindi ho trovato un bottone che apre il gate di smeraldo. Penso che capiremo al momento giusto. C'era uno smeraldo giù, forse devo metterlo lì. Intanto continuo a scavare perché magari c'è dell'altro e noi non lo sappiamo. Quindi torniamo di sotto e con questo pulsante dovrei poter aprire questo gate. Forse lo devo mettere qui. Yes, ok. Quindi apre questo gate e io posso prendere un altro smeraldo. E siamo a quota 3. Qua come funziona? Mi ha droppato tutto. Ok. Ok, ho caricato 3 smeraldi su 4. Chiaro. Comunque, forse qui alla fin fine conviene scavare tutto ed essere tranquilli che non ci sia nient'altro che ci siamo dimenticati. Perché non si può mai sapere. E infatti, guarda qua. È un buco della mappa questo, aspetta. E mi ha fatto spegnere un qualcosa, ma penso sia voluto se c'era una leva. O no. Quindi forse ho fatto una cazzata. Questo qua mi dà un blocco di diamante. Perché? What? Blocco di diamante mutato. Piazzalo nella mutation chamber per mutare. Quindi lo devo piazzare lì. Devo premere questo. Ok. E diventa un diamante. Top! Ora lo spacchiamo. E finisce qui dentro con l'altro blocco che ho messo e non dovevo farlo. Quindi andiamo qui. Boom, perfetto. Ne ho uno di più. Niente di più e niente di meno. Quindi, aspetta, si è buggato tutto. E qui ho un altro blocco di smeraldo. Cosa vuol dire tutto ciò, scusa? Lo devo prendere? Ok, quindi vado a inserire il quinto blocco. Mi avevi detto niente, non di più, non di meno. Ho sovraccaricato il sistema. What? Te l'ho detto. Non di più, non di meno. E ora è sovraccaricato. L'admin si è incazzato un botto. E ma scusa, mi hai detto che c'era un altro blocco. Io l'ho preso, l'ho messo. Mi aspettavo qualcosa del genere. Cosa devo fare quindi? Niente, si è arrabbiato un botto e non mi dice più nulla. Ho rotto il puzzle. Puzzle 2. Sarò un pochino più carino in questo, ok? Quindi per il secondo puzzle, sì, ma dammi il tempo di leggere, cazzo. Devi completare un piccolo, dei piccoli puzzle per ottenere 4 blocchi. Piazza i blocchi nei buchi colorati per completare il livello. Non fare nulla di stupido. E se lo farai, libererò gli shulker. Psst. Poi c'è un glitch che mi dice, psst. Ehi, Ramblaze, alla fine di questo puzzle ti darò il piccone dell'hacker.
Usalo a tuo vantaggio. Mina i blocchi del quarzo al centro e poi piazzalo al suo posto. Ok. Quindi, oddio, ragazzi, cosa devo fare? Devo ascoltare il creatore o l'hacker? Quindi praticamente c'è un admin in questo mondo, ma c'è anche un hacker che vuole... Oh, mi sono girato e c'ho il labirinto. What the fuck? Stavo dicendo, c'è un hacker che vuole danneggiare l'admin. Per qualche ragione. Cosa facciamo, ragazzi? Scegliamo la via dell'admin o la via dell'hacker? Ovviamente noi saremo degli hacker. Mi sembra palese che finirà così. E qui c'è una shulker box con la lime concrete. Top! Girati. Una porta. Siamo usciti. E abbiamo già completato il primo. Voglio saperne di più. Sono caduto nella lava, ma c'era una barrier, ma scherziamo? Devo saltare forse qua? Dove c'è una barriera invisibile. Nice. Ancora. Ok, devo fare un parkour, ma con barriere invisibili. Ma ho capito, ma io dove diamine vado a sto punto? Ma scusa. Ok, sono caduto giù, in qualche modo. Checkpoint. Sì, ma perché ci sono i trollini? Cioè, non è carino fare i trollini in questo modo. Fammi fare un parkour normale e vedrai che sono anche abbastanza forte. Aspetta, questi probabilmente indicano delle barriere invisibili. Immagino. Sì, però non ha funzionato come doveva la cosa, ok. Ah, dove ci sono i magma block, ragazzi? Devo combinare, tipo, la posizione del magma block e della netherrack per comprendere... in che punto stanno i blocchi. Quindi tipo adesso devo saltare lì, perché ce n'è uno un po' più in alto. Ok. Poi devo saltare lì, in questo punto dove si incrociano questi due blocchi, perché ce n'è un altro. E però sono caduto. Merda. Ok ragazzi, ci sono arrivato. E ora devo saltare qui sopra per poi probabilmente buttarci giù. Checkpoint. Un libro. Answer. Avanti avanti. Sinistra sinistra sinistra. Due volte avanti, quattro volte a sinistra, due volte avanti, quattro volte a destra, due volte avanti e tre a sinistra. Uno, due, e questo mi porta indietro. Uno e due. Uno, due, tre, quattro. Uno, due. Uno, due, tre, quattro. Uno, due. Uno, due e tre. Ok, fatto. E otteniamo la red concrete. Molto, molto bene. Girati. Oh, che belli questi effetti. Abbiamo completato il secondo puzzle. Vediamo di non fare di nuovo un casino. Andiamo al puzzle numero 3 intanto. Cosa devo fare qui? È un dropper? Ma mi vuoi dare delle istruzioni? Sì, era un dropper semplicissimo. Tutto qua, davvero? Stupidata, cioè, oddio, va bene. Quale di questi mob non può sopravvivere di giorno? Pipistrello, zombie creeper, il creep... lo zombie, sì, ho cliccato quello giusto, ho detto quello sbagliato perché il mio cervello non connette. Quante torce puoi fare con due planks e 8 di carbone? Beh, due planks... E mi dice 8 di carbone, vuol dire che da 2 planks stai già dicendo che... No, aspetta, però 2 planks e ci faccio 4 bastoncini. Quindi 4 con 4 di carbone e gli altri 4 sono inutili, fanno 16 torce. Top. Dove spawnano gli slime? Caverne, palude, entrambi. Entrambi, a seconda se c'è il chunk o meno. Ok, ragazzi, abbiamo finito anche questo. Beh, direi davvero top. Dove cavoli mi sta facendo andare? Cioè, fino a qui in giù... Per poi farmi girare, ma scherziamo? Ok. Il glitch mi ha dato il piccone. Ma è quello di prima. Hack digger. L'admin dice non farlo. Io lo faccio. Ho preso un blocco di quarzo. E lo ripiazzo, come mi aveva detto. Ti avevo avvisato. Ha liberato gli shulker. E il glitch dice oh no. Ma me l'hai detto tu di farlo. Oh no, che cosa? Ma sì, ma gli shulker cosa vuoi che facciano? Toh, li abbiamo già battuti. Cosa? Eri tu, Glitch. Pensavo che Ryan ti aveva fissato. Riuscirò sempre a trovare il mio modo. La mia strada, dice il Glitch. Perché si sono attivate le musiche di Minecraft, boy? Ma chi te l'ha chiesto? Ah, devo completare le differenze... Cioè, devo capire le differenze tra un posto e l'altro. Up, down. Read me. Continuo a dirti di colorare questa pecora e renderla bianca. E se io mi tippo... qua cambia tutto effettivamente. La pecora non c'è. Se vado in casa non ci sono up and down. E c'è un libro con uno smeraldo che mi dà una bone meal. Praticamente devo completare un livello su due fronti. Quindi ora è tornata normale. Però io l'ho colorata la pecora. Quindi se torniamo di là magari è cambiato qualcosa. Esatto. Si è attivato un parkour. Facciamolo. Qui c'è un bottone.
Che apre un'altra pecora. The fuck? Qui c'è un bottone. Ha aperto un buco qui, ragazzi. Che sta succedendo? Un'altra shulker con un altro bottone. Oh mio Dio. Dove lo metto sto bottone? Cosa me ne faccio di sto bottone? Aspetta, qui c'è un blocco di ferro. Clicchiamolo. Si è aperto. Ok, ora ho bisogno del colorante per ricolorare la fottuta pecora. Come facciamo però? Dove lo prendiamo il colorante? Non so cosa facciano. Che sia questo, verde su e grigio giù. Mi indichi questo? Lo so, aspetta, ma se magari vado nell'altro mondo... Ah, ok, vedete? Quindi, grigio, verde, grigio. Mi ha detto che verde è su, giusto? Quindi, giù, su, giù. Su, giù, su, giù, su e giù. Ok, yes, piazzalo sul ferro, veloce. Il bottone? Cosa? Finish? Ok, che cosa succede? Ho creato della bedrock, ma... Non puoi scappare questa volta. La stanza dei trofei. Mi ha intrappolato. Che cazzo vuol dire tutto ciò? Io credo di essere stato imprigionato perché ho fatto il cattivo e ho seguito il consiglio dell'hacker. Oppure è finita così la mappa. E sarebbe molto triste. Quindi mi sa che anche questa volta mi tocca cancellarla e rimetterla da capo. Ragazzi, sono tornato al punto di prima. Premiamo finish. Non funziona. Ah, lo fixerò. Ah... Mi confonde davvero un sacco tutto ciò, ragazzi, non ve lo nego. Va bene, ragazzi, mentre la mappa fa suoni strani, l'ho ripetuta per scoprire che effettivamente ero costretto a scegliere di aiutare il Grinch. Stavo per fuggire dalla mappa, ma sono stato intrappolato qui dentro. Probabilmente ci sarà una seconda parte prima o poi. Comunque non ci ho capito nulla. E quindi non so. È tipo, è stata una lotta tra l'admin e il Grinch. Alla fine noi abbiamo scelto la strada del Grinch e ce la siamo presi in quel posto. Perché siamo per sempre intrappolati. Quindi io mentre sono intrappolato non posso fare altro che salutarvi. Quindi un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.